Bella a tutti ragazzi, con Mirix vi parla, siamo tornati oggi con questo nuovo video in live. La classe che utilizzerò sarà quella che avrete visto. Siamo studenti media squadra su Cargo e vorrei innanzitutto puntualizzare che questo live non è attinente relativo ad una serie che sto portando avanti o che almeno portavo avanti in precedenza, quali il Rot Commander o Rot Nuclear, bensì è uno dei live che vorrei proporre un po' adesso con più frequenza sul mio canale, ovvero live, diciamo, un po' così, non dico a scazzo perché sono live dove vorrò portare a termine buoni risultati, magari prendendo anche buone ricompense, infatti vedete che sto utilizzando anche lo sciame, bensì live, diciamo così, tanto per fare i live, buoni risultati in live così, però non nuclear, belle partite da vedere che possono, diciamo, un po' intrattenere bene lo spettatore. Quindi dopo questa piccola introduzione vorrei anche dirvi che cercherò un po' di parlare, di dire quali sono i miei pensieri durante la partita, ok? Quei due potevano essere i miei, ma va bene. Allora, ci stiamo muovendo così, le ricompense che sto dando, come potete vedere, sono... Qua c'è un altro, ok. Dai, ok. Oddio. Via, 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 via. Appunto, le ricompense che sto usando sono attacco fulminio, vista torbitale e sciame. Non chiedetemi perché le sto usando. Questo qua ha fatto una bella finta, sì, l'ho preso. Dimmi che è una buona arma, ok. Allora, dobbiamo muoverci un po' con astuzia. Dimmi che questo non mi ha visto. Ah! Che idiota che sono. Io faccio molte volte queste morti perché ora mi suicidio. Tendo ad andare troppo nello spawn, immergermi troppo dentro. Allora. E questo qua può venire buono di live. Ok. Preso. Dobbiamo giocarcelo appunto con un po' di tattica. E magari, perché no, se gioco bene potrete anche... Preso! Questa è stata una botta di culo. Appunto, potrete guardare come gioco, magari usarmi un po' come esempio. Magari se volete fare un buon gameplay, è quello lì, è quello forte, che hanno i nemici, un C4. Vi consiglio vivamente di utilizzare un C4 in queste situazioni. Questo qui non sa giocare, però. Era qui anche prima. Appunto, vi consiglio vivamente di utilizzare un C4 in queste situazioni, in quanto rischierete di trovarvi faccia a faccia con un nemico e con un nemico un po' a distanza. Io prima vi consiglio di uccidere quello faccia a faccia, ripararvi dietro una sporgenza o qualcosa e lanciare un bel pagnotto di C4, almeno così vi piace chiamarlo la gente, al nemico che troverete a distanza. Quindi, appunto, come detto prima, in questi live vorrò anche darvi alcuni consigli per migliorare la vostra esperienza di gioco. Ok, via. Di solito non uso queste ricompense, però mi sembravano abbastanza alternative da usare in un live. Ok. Io in questi giorni ho imparato a fare una cosa che prima non sapevo, ora ho paura ad uscire. Una cosa che prima, infatti l'hai visto quello che camper, una cosa che prima non avevo mai fatto, ovvero la tecnica del dropshot, che per chi non lo sapesse è sdraiarsi prima di sparare un colpo, ovvero sparare da accucciato, è una tecnica che veramente porta a buoni risultati. Intanto facciamo una bella doppia di colpo, attacco fulminio, colpo fulminante, come si vuole chiamare. Ok, stiamo portando avanti bene questa partita. Quello là meglio non andare a prenderlo, mamma mia. Dai, manca poco al visat. Ok, questo qua devo prenderlo se voglio il visat. Ok, andiamo. Via, 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 via. Andiamo che possiamo fare lo sciame in live. Non è un nuclear, non è qualcosa di speciale, è uno sciame, però è carino. Può venire fuori un gran bel gameplay. Se chiamassi lo sciame, qua un M27 può essere abbastanza utile perché dalle distanze può essere veramente devastante. È un'arma che io adoro, non mi bloccare per favore, grazie. Un'arma veramente che io adoro, l'M27. Quindi dalle distanze la prediligo a magari altre tipologie di armi. No, 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 no. Via, 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 via. Aiuto, 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 aiuto. Aiuto, 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 sciame. Mamma mia. Oh, quello lì era vivo, pensavo che fosse morto. Breve ma intenso, regà. Breve ma intenso. Abbiamo chiamato questo sciame, intanto quello là che prima era forte è anche quittato, va bene. L'abbiamo chiamato con una fine, a dire il vero, abbastanza
tintinnante, se così si può dire. Questo qua campera, qua ce n'è un altro. Dai, che stiamo giocando bene, un bel live. Un gran bel live, comunque, proprio di quelli che vorrei proporvi per darvi consigli e aiutarvi a migliorare la vostra esperienza di gioco. Quindi, ragazzi, 42-3 in live su Deathmatch a squadre. Spero che il video vi sia piaciuto. Se lasciate un mi piace, un commento, perché no? Se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale. Quindi, ragazzi, io vi saluto per oggi. Da Milino è tutto e bella.